micro tappa, siamo a Bergamo Orio al serio, posso ovviamente parlare forte, siamo nella lounge allo Sky. È cominciato il viaggio verso Riga, verso la Baltico Neibedger, che appunto si terrà a Riga in Lettonia. E questo viaggio durerà tutto il giorno, farò scalo prima a Stoccolma, poi ripartirò per Riga, arriverò circa per le 8, 8 e mezza a Riga. Mi aspetto veramente tanto da questo viaggio, colgo questi tempi morti tra un volo e l'altro. Presentarmi, quindi io sono Ale, sto girando un documentario su Bitcoin, su i Bitcoiner, perché anch'io sto facendo qualcosa per Bitcoin, questo è quello che so fare io. Come molti di voi avranno notato su Twitter, ma non sono bravissimo a scrivere, mentre invece mi piace molto parlare, perché ho scelto di fare un documentario o comunque di video su Bitcoin. Ce ne sono moltissimi comunque in giro, tante persone stanno facendo un ottimo lavoro a livello di divulgazione Bitcoin. Io ho deciso di farlo, di portare Bitcoin tra le persone, come semplicemente facendo conoscere i Bitcoiner, perché mentre Bitcoin è spesso visto come qualcosa di super complesso, una cosa super complessa tecnologica, una cosa finanziaria molto lontana che non sto neanche ad approfondire perché sicuramente sarà complessissima, oppure ancora è una cosa da hacker super illegali, una truffa, uno schema Ponzi, ecco, questo fa vedere Bitcoin in maniera molto distante dalle persone. È visto come qualcosa di inarrivabile, di irraggiungibile o di sbagliato e che quindi non si vuole approfondire. Questo spazio che divide le persone da Bitcoin, secondo me, è riempibile in parte anche con il far conoscere semplicemente a tutte le persone i Bitcoiner. Perché Bitcoiner sono persone, tra virgolette, molti virgolette normali, nel senso che un Bitcoiner potrebbe essere tranquillamente il tuo vicino, tuo zio, il tuo giornalista, il tuo barista. Chiudendo questo gap, mettendo un po' di fiducia nella catena dell'informazione, si avvicina molto le persone a un argomento, perché se appunto prima lo si vedeva sui giornali, sui telegiornali ed era qualcosa di molto distante, ora che si conosce qualcuno che si conosce da tanto, ad esempio appunto il bar di fiducia dove tutti i giorni andiamo a fare colazione, che conosciamo da tutta una vita, lui accetta Bitcoin ed è un Bitcoiner. Ora io mi fido di lui perché non avrebbe nessun vantaggio a truffarmi o a vendermi qualcosa, anche perché non mi sta vendendo niente, anzi lui accetta Bitcoin. E quindi lo vedo come un punto di riferimento a cui magari chiedere già qualcosa, di approfondire e scambiare un paio di idee. Già c'è questo primo passo, conoscere qualcuno vuol dire avere qualcuno a cui poter chiedere qualcosa, semplicemente perché tutte le informazioni che ci vengono dai media tradizionali sono veramente molto molto raffazzonate, spesso proprio totalmente disinformate. Quindi avere una persona di riferimento di fiducia, appunto, che accetta Bitcoin o che sostiene Bitcoin, è veramente un ponte molto stabile per far arrivare una persona che non conosce Bitcoin a farlo arrivare a conoscere Bitcoin ed approfondirlo. Per questo ho deciso appunto di raccontare i Bitcoiner, quindi persone normali, le più disparate, di ogni età, ogni estrazione sociale, qualsiasi tipo di lavoro, ogni persona può essere un Bitcoiner. Ho già fatto molte interviste a persone dai 15 anni ai 70, ora andrò alla Baltico Neibedger dove avrò la possibilità di parlare con degli esperti, quindi anche degli esperti. Ovviamente proverò anche a strappare qualche intervista a qualche partecipante che è lì, che magari non è conosciuto, tra virgolette, e vedremo come va. Il mio volo parte tra poco e quindi ora stacco, vado a prendere il volo, noi ci rivediamo a Stoccolma. Sono arrivato di nuovo a Stoccolma. Non ho capito perché a Bergamo non mi hanno fatto esplodere tutto lo zaino in cui c'è tutta la roba elettronica, diciamo, e invece qui al controllo della sicurezza mi hanno fatto completamente esplodere tutto, quindi ci ho messo un'ora a rimettere poi tutto dentro. E boh, questa differenza qui non l'ho capita, perché in entrambi i casi comunque hanno visto dallo schermo che lo zaino era pieno di robe elettroniche, così, però a Bergamo non hanno detto niente e qui invece mi hanno fatto esplodere tutto. Adesso sono circa le 12 e mezza, quindi prima dovrò almeno perlomeno mangiare. Vediamo qui se c'è qualcosa da mangiare, tax free ovviamente, perché tassare fa schifo. Ci vediamo poi quando magari ho preso qualcosa. È appena finito il primo giorno di speech,
che era dedicato ai noob, quindi a quelli che si stanno avvicinando a Bitcoin. Hanno parlato tantissime persone stra interessanti. Questo è un po' il clima. Adesso è venuto fuori pure il sole. E fighissimo, ho preso contatti con un sacco di persone, tra cui Snoot Van Olm, Anita Posh, e in sti giorni probabilmente parleremo ancora ovviamente con loro. E per adesso dobbiamo trovare un posto dove andare a mangiare. Ok, Lutz Van Olm, sto comprando il suo libro che mi ha appena firmato. Ovviamente lo pagherò tramite Lightning Network. Ok, I'll create an invoice here. Yes. And we'll see what happens. Taking a risk. There we go. E il primo giorno è andato, ho veramente conosciuto tantissime persone incredibili, da Gigi a Nut a Tim, quello che ha fatto, che era l'host del primo giorno del Noob Day, che ha introdotto tutti i vari speaker, che poi qui in questa serata ci siamo trovati al bar assieme, abbiamo avuto modo di approfondire. Pensate che in Australia addirittura ci sono 6 exchange Bitcoin only, cioè noi in Italia non abbiamo neanche uno, per dire. Qui ovviamente, come al solito, ci si regolano i conti con il Lightning Network, quindi uno paga e tutti gli altri fanno, diciamo, mettono la loro parte con Lightning. Questo è tipo il futuro del mondo ed è veramente fantastico. Il clima, sì, il clima fa un po' schifo, nel senso che appena esci dal locale di solito piove, però dai, come primo giorno davvero mitico. La Baltic e i Badgers si prospetta di essere uno degli eventi più incredibili di quest'anno. E noi ci rivediamo domani per il secondo giorno. Da Ale di Orange Way è tutto, a domani.